Napoli Olympique Marseille, terminata 5-2 il primo tempo a favore dei partenopei. Si riparte da Pasquale Testa che gestisce per Panico il tiro e manca di poco il bersaglio grosso, il difensore. La bandiera del Napoli, una delle tante bandiere di questa squadra fatta di grandi calciatori, di grandi individualità, ma di un collettivo imbattibile. Calcio d'angolo, primissima intenzione Campetiello, Lauri prova a ripartire l'Olympique. Qui controllo abbastanza farraginoso, Squale Testa con una finta di corpo manda fuori giri, scintilla, palla per Granata, Testa i cui tifosi chiamano a gran voce il gol. Campetiello, la corrente sulla fascia, ce l'ha sul destro, lo scavino, c'è tanta leziosità ed imprecisione del collettivo partenopeo che non affonda il colpo, anzi ancora l'Olympique Marsiglia, palla al piede, riparte Perna, ottimamente imbeccato da Lauri. Ancora Perna, la conclusione per la parata di Granata. Testa. Panico. Arriva anche la segnatura. Sesto gol del Napoli ad opera del numero 6 del Napoli. Quando la cabala si mette dalla parte giusta. Napoli 6. Olympique Marsiglia 2. Ed arriva il possesso per i francesi che ormai si buttano in avanti alla ricerca del pari. Lauri, scintilla, ancora Olympique, manca di poco il bersaglio grosso la squadra francese. Testa sul rinvio lungo, Testa prova a suggerire centralmente per Panico, un po' attardato, riparte di gran vigore il Marsiglia, qui la conclusione poco fortunata, Panico per Testa, ancora Testa fronteggiato da Perna, suggerisce per Panico un po' sulle gambe il numero 6, Caliendo qui affronta ottimamente l'avversario insieme a Campetiello, perfeziona il disimpegno, pasticciaccio difensivo ed arriva la segnatura dell'Olympique Marsiglia che accorcia nuovamente le distanze, un ping pong fra le due formazioni, nello specifico stavolta a centrare il bersaglio grosso è Prisco. Riparte il Napoli con Testa fronteggiato da due avversari, scintilla, ruba la sfera, Perna, scintilla, qui non riesce a perfezionare il controllo palla, molto dinamico ma altrettanto impreciso il tornante francese. Testa qui affrontato in modo arcigno, perde palla, scintilla, riparte il Marsiglia, ottima proiezione questa, ancora Marsiglia, la conclusione impallata da Caliendo quando il punteggio ancora provvisoriamente cristallizzato sul 6-3 per il Napoli. Iovino danza sulla sfera, perde il confronto con Scintilla, qui Iovino lascia sul posto il diretto marcatore, prova a far brillare il suo destro da dinamite ma la palla termina in calcio d'angolo. Testa prova direttamente la conclusione a rete ma c'entra solo le reti di protezione, non il bersaglio grosso. Riparte l'Olympique, ancora in avanti i francesi, il tiro e lo stesso Scintilla si oppone
alla conclusione dei propri compagni, beccandola col gluteo, se ne produce una rimessa dal fondo per l'OM. Qui non si capiscono Granata e Caliendo. Ancora Caliendo prova a lasciarne due sul posto, perde la sfera, scintilla, troppo mollo nel contrasto. Riparte l'Olympique, ancora l'Olympique, potrebbe esserci la rete. Qui la leziosità, nonostante tutto, scintilla, perfeziona la quarta rete dell'Olympique Marsiglia. Napoli 6, Olympique 4, Napoli che vive di azioni solitarie, momenti singoli e singolari, votati solamente a controllare la gara, a stare un gol in più. Atteggiamento da squadra col costume da bagno, ripetiamo, nonostante il clima, squadra che ha la pancia piena, perché ormai per lo scudetto è cosa fatta, questa partita è pura formalità, ma si spera che i napoletani possano ritrovare il giusto approccio mentale in vista dei playoff, della Champions League, di tutto il carrozzone post-season che si terrà sempre qui, come di consueto, al centro sportivo Maracanã. Intanto Iovino Testa hanno provato a perfezionare un'azione offensiva, nulla di fatto, rimessa dal fondo per l'Olympique che ha provato a dar fastidio a Granata con Perna. Qui Testa, controllo abbastanza macchinoso, beccata col naso, riparte in contropiede l'Olympique Marsiglia, 2 contro 0, adesso 2 contro 1 con Aprile che è tornato, il suggerimento per Perna, il passaggio ancora centrale, qui manca di freddezza la macchinazione offensiva francese. Scintilla, il destro fuori, fischio arbitrale a favore del collettivo francese che qui ha provato a sorprendere Granata, portiere tutt'altro che facile da lasciare di stucco. Scintilla qui fa buona guardia Aprile, che non si lascia intimorire né tantomeno inebriare dalle finte avversarie, e spedisce in un fallo laterale. Contrasto con Iovino che prova a frangere l'azione offensiva francese. Qui scintilla, ottimo il suggerimento, arriva il tiro, non va. Prisco sicuramente il più carismatico ed anche il migliore dei suoi al momento, qui costretto a pasticciare palla al piede. Granata per Caliendo, Iovino si allarga bene, ancora Iovino, qui Lauri fa buona guardia, becca palla, piede, tutto e spedisce in rimessa laterale. Sul punto di battuta Iovino, mister 80 reti in campionato. Scintilla, manda in rimessa laterale. Aprile, Testa, prova a suggerire per Iovino, ancora Testa, non si perfeziona la triangolazione, fallo di fondo. Tutto aperto qui al centro sportivo Maracanã, una gara spettacolare questa. Gol da una parte e dall'altra, con Prisco che prova ad impensierire la difesa avversaria, ma la palla termina in rimessa laterale. Il gran gol di Testa, non si può lasciare quello Testa, un cecchino, barea di rigore. Intanto il Napoli ristabilisce le distanze con ci sembra Iovino. Ci scusiamo, era Testa che ha finalmente soddisfatto i tifosi accorsi oggi in massa. Chiedevano un suo gol, è arrivato. Napoli 7, Olympique Marsiglia 5, che di certo non sta facendo la figura dell'ultima della classe.
Scintilla intanto prova ulteriormente a impensierire, lascia sul posto Aprile, ancora Scintilla, non è un passaggio ma è una cannonata quella per Perna e la palla termina in fallo di fondo. Ancora Perna, prova a dar fastidio a Caliendo che si disimpegna bene, gestisce per testa il passaggio bellissimo per Iovino, non si perfeziona. Qui la ripartenza in contropiede, Scintilla carica il tiro meglio che può, ma Granata fa buona guardia. Ancora Olympique, ancora Granata. Qui suggerimento lungo linea per Iovino, Lauri pasticcia, regala la palla all'attaccante avversario. Ancora Iovino, che è costretto agli straordinari pur di non far uscire la palla in rimessa laterale. Qui Aprile testa di primissima intenzione per Iovino, un'ottima idea non concretizzatasi. Scintilla, qui il Napoli ruba palla a sua volta, l'Olympique la riconquista. Granata per testa, tutto solo al centro dell'area c'è Iovino ed arriva il liscio di Iovino, costretto a tale infortunio per evitare il portiere dell'Olympique Marsiglia che si era steso a terra. Fair play, tiraccio qui di un attaccante dell'Olympique. Riparte il Napoli con Aprile, testa lungo linea, Lauri fa buona guardia. Ancora di mano il portiere dell'Olem, Perna. Perna prova a lasciarne tre sul posto, qui Scintilla non si avventa sulla sfera. Ancora rimessa dal fondo per il Napoli. Iovino di primissima intenzione, Lauri smanaccia fuori. Testa a porta per Lauri. Perna, Iovino lascia sul posto un avversario, Lauri esce bene, rimessa laterale. Partita monotona da commentare in questi frangenti. Caliendo, Iovino, ancora Caliendo. Termina anche questa volta in rimessa laterale alla sfera. Causa imprecisione del numero 4 partenopeo. Ancora l'Olympique con Perna, qui Leziosi il suo tocco, ma Granata fa buona guardia, testa, ancora testa, di mestiere fa scivolare la palla in rimessa laterale con Scintilla, Arcigno difensore. Riparte l'OM, qui di giustezza arriva la rete dell'Olympique Marsiglia che accorcia ulteriormente le distanze. Napoli 7, Olympique Marsiglia 6. E cercheremo di capire il marcatore a breve, non ha numero sulla maglia, ci scusiamo con i nostri spettatori. Ci sembra nello specifico Moggio. 7-6 per il Napoli, torna in campo Panico, Granata, testa, Caliendo, il tiro buono, Lauri smanaccia, ancora Moggio, lungo, troppo lungo per tutti. Granata, Panico, squadre spaccate in due. Iovino, Iovino, ancora Iovino, il tiro e manca di poco il bersaglio grosso. L'implacabile centravanti, il numero 9 partenopeo. Lauri per Scintilla, che prova a liberarsi sulla fascia di destra, ma la palla termina in rimessa laterale. Panico, lungo il suggerimento per Iovino, non si sono capiti due calciatori che rappresentano un binario importante di questa formazione, di questo collettivo partenopeo. Iovino qui, implacabile, prova a rubare palla dai piedi di un diretto avversario. Riparte l'OM, si infrange contro Caliendo, ancora Iovino. Iovino prova a liberarsi, fa sedere a terra Lauri, il tocco di punta infranto da un avversario. Testa,
affrontato da Moggio. Ancora una rimessa laterale per il Napoli. Iovino. Lo scavino proprio per testa. Controllo macchinoso. Perna contro Panico. Perna. E Granata si distende bene. Ed arriva un'azione convulsa qui, un tiro a metà fra Perna e Granata. Calcio d'angolo per l'Olympique Marsiglia, batte Scintilla, il tiro qui fa buona guardia buona guardia il Napoli. Testa, suggerimento lungo per Panico. Si infrange contro Moggio, guadagna una rimessa laterale. Panico, Iovino, il tocco lezioso, e questo è un gol bellissimo. Un gol fantastico, Iovino. Anticipa l'uscita del portiere avversario e raggiunge quota 80. Iovino, mister 80 gol nel trofeo Jack, 18 partite, 80 gol, un peso specifico unico, quello dell'attaccante napoletano. Mentre arriva il triplice fischio, ricordiamo il punteggio finale: Napoli 8, Olympique Marsiglia 6, Napoli campione del trofeo Jack. Da me, Gian Domenico Piccola, a presto, rivederci per gli incontri post season, per la Champions League e per l'Europa League. Il trofeo Jack chiude qui, ripetiamo: Napoli campione, Napoli scudettato. Arrivederci a tutti. Linea alla regia. Torniamo dal centro sportivo Maracanà per la premiazione del Napoli, consueta premiazione per lo scudetto Napoli tricolore, Napoli scudettato, che ha vinto anche l'ultima partita non senza difficoltà contro l'Olympique Marsiglia, ma sono 3 punti che legittimano il primato, sono 3 punti su cui c'è la firma pesantissima di Luigi Iovino, mister 80 gol nel trofeo Jack, il capocannoniere. E fra qualche attimo entrerà in campo la formazione partenopea, mentre si può ascoltare flebile in sottofondo crescere la canzone We Are the Champion dei Queen, brano storico, mentre c'è la passerella per i calciatori partenopei, per i Bleu, che hanno giocato tutta questa stagione in maglia scura, la maglia elegante, la terza maglia del Napoli, la maglia delle grandi notti, come questa grande notte. Granata, Panico, Campetiello hanno già guadagnato il campo con la gechina. Paola Nuzzo pronta a consegnare la coppa, il trofeo scudettato fra le mani dei calciatori partenopei. È arrivato anche Caliendo intanto. E fa il suo ingresso in campo adesso il numero 10, genio e sregolatezza, la fantasia di questa formazione, passa dai piedi buoni di Pasquale Testa. Ed ecco tributata la giusta passerella all'implacabile bomber, a mister 80 reti in campionato, Luigi Iovino, un killer d'area di rigore, da centrocampo, dalla sua porta evidentemente, ha segnato da tutte le parti. Serata fredda, ma verrà riscaldata prontamente da questa gioia. È arrivato anche mister Campetiello. Sta arrivando Giuseppe Aprile, prodotto sfornato dalla cantera partenopea. Orgoglioso, oggi una rete bellissima, ha buttato a terra la porta. Siamo pronti per l'ultimo 9, non ce lo siamo scordati, non vi preoccupate, anche se quest'oggi non è con i panni da giocatore. C'è il capitano Francesco Di Laura. Ed è arrivato anche
il capitano, il gladiatore Di Lauro, eccolo. Il capitano è pronto a ricevere fra le mani la coppa dalla Gecchina Paolo Anuzzo, mentre partono anche i coriandoli e inizia la festa del Napoli. Napoli campione, Napoli scudettato, Napoli che la prossima stagione potrà fregiarsi del tricolore sulle proprie magliette, e partono anche i fuochi d'artificio. È uno spettacolo il trofeo Jack, uno spettacolo per tutti, lo spettacolo di tutti, uno spettacolo durato 18 giornate, tantissimi match che si sono giocati con un minimo comune denominatore, la passione per questo sport, la passione per il futsal, ed è pronta al completamento la festa del Napoli con lo spumante, mister Campetiello scatenato. Di Lauro ha qualche problema, un meccanismo farraginoso per l'apertura della bottiglia qui. Ed anche Di Lauro è pronta a bagnare con lo spumante i propri compagni, attimi di gioia, attimi dove è la passione per questo sport e la contentezza a farla da padrone. Foto di rito intanto con i gloriosi calciatori del Napoli che hanno fatto tanta strada per raggiungere questo trofeo, tanta tanta strada. Al volo, in che se? Felice, intervista volo a volo. Siamo qui intanto con Felice Paolo Panico, l'abbiamo portato via dalla festa per una impressione a caldo per questo trofeo raggiunto, per Napoli tricolore. Sì, diciamo che abbiamo lottato un anno intero per raggiungere questo obiettivo. Stasera è stata più una festa, diciamo che con l'amico Onofrio ci siamo divertiti tantissimo. Penso che abbia vinto, se non la squadra più forte, il miglior collettivo. Abbiamo scritto anche sullo striscione, l'amicizia l'ha fatta da padrona, siamo un gruppo di amici a prescindere dalla squadra. Cioè, aiutiamo come ci comportiamo fuori, ci comportiamo anche all'interno. Giochiamo sempre tutti per tutti, questo è uno per tutti, tutti per tutti. Giochiamo veramente oggi Maurizio Balletta, il capitano del Fenerbahce, ha detto: vedevo una cattiveria diversa nei vostri occhi, quindi l'abbiamo desiderato e ci siamo arrivati, l'abbiamo vinto. Penso che adesso i festeggiamenti ci li meritiamo tutti. Un trofeo diciamo lungo 18 tappe, 18 giornate di campionato, e adesso si aprono le porte della post season, c'è una Champions League e magari la doppietta sarebbe l'obiettivo congeniale per questo collettivo. Questo sì, come si dice, vincere è facile, confermarsi è ancora più difficile. Lotteremo fino alla fine, siamo la squadra vincitrice, siamo i campioni, quindi noi adesso abbiamo qualcosa da perdere, lotteremo fino alla fine tutte le partite, ci metteremo il massimo impegno, perché ho fatto una promessa a Luigi Ovino, al mio capitano Francesco Di Lauro, che quest'anno dovevamo vincere tutto. La coppa già c'è scappata, però quella Champions non la facciamo, non la molliamo la Champions, fino alla fine lotteremo, non la molliamo. E lasciamo Panico alla festa, alla gioia di questo trofeo Jack, mentre ci ha raggiunto anche il capitano Di Lauro. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Impressione a caldo su questa ennesima vittoria e su questo tricolore conquistato? Siamo contentissimi del traguardo raggiunto, ma già stiamo pensando, diciamo, a quello che dobbiamo vincere dopo questo campionato. Un collettivo unito si nota già dalle parole di Panico e anche dalle parole del capitano. Qui l'obiettivo è la Champions per fare la doppietta. Mentalità è sempre quella, noi giochiamo solo per vincere, altrimenti non ci divertiamo. Poi se incontriamo gli altri che sono più forti, tanto di cappello, gli stringiamo la mano, però cercheremo di vincere anche la Champions, sì. E mister Campetiello cosa dice al riguardo, che era qui ad osservare, ad ascoltare le parole di capitano Di Lauro? Prego mister. Sono pienamente d'accordo con il mio capitano, infatti lascio loro, gli faccio dire tutto, ormai comandano loro nella squadra, già sanno tutti gli schemi, già sanno come muoversi, è una squadra ben fatta davvero, tutti amici, e ti dico la verità, le altre squadre sono rinforzate per questa Champions, noi siamo restati sempre gli stessi e lotteremo per vincerla, poi... tutto, diciamo, tutto aspettiamo e vediamo come va a finire, dai. Capitano, battuta conclusiva e poi vi lasciamo i necessari e meritati festeggiamenti.
Un saluto a tutti gli amici del Jack che hanno partecipato a questo bellissimo campionato. Nel segno del rispetto e dell'amicizia abbiamo vinto e è un gran bel piacere aver vinto questo campionato. Battuta finale anche per mister Campetiello. Sì, è stata veramente una bella vittoria questo torneo e la dedico al mio amico Luigi Nappi. Avrei avuto il piacere di averlo qui stasera, ma purtroppo non c'è stato, quindi la vedrà in video Nola e ci farà gli auguri poi dopo. Grazie. Grazie, grazie al Napoli. Ciao. Buoni festeggiamenti ragazzi. Napoli tricolore, si chiude così la regular season del Trofeo Jack. Appuntamento per la post season, c'è Champions League, c'è Europa League, c'è uno spettacolo che deve ancora raggiungere i suoi picchi massimi. Questo è un succoso antipasto. Napoli tricolore, Napoli vincitore del Trofeo Jack. Adesso spazio e porte alla Champions League e all'Europa League. È tutto, grazie a tutti, grazie, buonasera, arrivederci alla prossima.